Su una grande roccia di travertino, da cui si gode un panorama fantastico, a quasi 600 metri sul livello del mare, Civitella del Tronto si mostra come una regina tra l'Appennino e l'Adriatico. Situato nella provincia di Teramo, ad un passo dalle Marche, questo aristocratico comune vanta oltre 5.000 abitanti, chiamati civitellesi, stanziati nelle 24 frazioni che ridisegnano il territorio di 77 km quadrati. La posizione strategica diede luogo al più importante baluardo del Regno delle Due Sicilie. Tra il 1564 e il 1576 venne edificata ad opera degli spagnoli la fortezza, che conserva intatto il suo fascino. Un territorio ricco di un patrimonio storico-ambientale. È un territorio che gestisce questo comune di 77 km quadrati. Le bellezze che noi abbiamo è un patrimonio storico, soprattutto anche quello ambientale. Avete potuto apprezzare le bellezze monumentali della fortezza borbonica. Come un diamante incastonato nell'oro, la fortezza è tra le più grandi opere di ingegneria militare costruite in Italia e non solo. Il baluardo del Regno di Napoli è una fortezza per l'estensione di 28.000 metri quadri, è una delle più grandi d'Europa, è un tesoro che forse è stato nascosto. Sicuramente con questo messaggio sicuramente riusciremo a far conoscere alla popolazione di questo mondo che c'è un patrimonio che può essere visitato e sicuramente potranno ammirare e apprezzare le bellezze anche architettoniche che per la costruzione di questa grande fortezza. Prima di arrivare alla fortezza, si percorrono piacevolmente alcuni vicoli affascinanti che rievocano misteriosi passati. Tra i più interessanti, sicuramente troviamo la Ruetta, tra le vie più strette d'Italia. La prima immagine che osserviamo mentre ci accingiamo a visitare la fortezza è il posto di guardia, un tempo circondato da un fossato che permetteva l'ingresso tramite il ponte levatoio. L'intero borgo subì molti assedi, ma ciò che è passato alla storia è la difesa,
seppur sfortunata, sostenuta contro l'esercito sardo-piemontese, conclusasi il 20 marzo del 1861, ed è proprio in questa data che cadde l'ultima roccaforte borbonica. Dopo una piacevole passeggiata, risalendo per gli antichi percorsi della fortezza, troviamo la Gran Piazza, dove è situata la chiesa consacrata a San Giacomo, terminata nel 1604, che un tempo fungeva anche da magazzino e da luogo di ristoro per animali ed uomini che vi arrivavano tramite un passaggio segreto.